Le ovette non sono mai abbastanza, e neanche i conigli. Questa è arte per te, arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo coniglio, nuovo portaovette. Questa volta un coniglio portaovette fatto riciclando, anzi reinventando un barattolino portaspezie. Uno di quelli che agevolmente vengono venduti anche all'IKEA in confezioni da 4. Prima di passare sul piano da lavoro, però, voglio ricordarti che se vuoi contribuire al progetto Arte per te potrai farlo cliccando sul pulsante PayPal. Se vorrai aiutarci, sappi che tutti i vostri contributi verranno utilizzati per investire sul canale affinché esso possa essere sempre più migliorato. Grazie se lo farete, non vi preoccupate se non potete farlo perché vi voglio bene lo stesso, ma vi chiedo, sapete cosa? Un pollice in su, una condivisione al video, un aiuto morale insomma, e magari attivate la campanella così verrete sempre avvisati sui nuovi video che vado pubblicando di volta in volta. Vi aspetto anche sui miei altri due canali, Ombretta e Due con una K, mi raccomando non vi fate aspettare anche là, e soprattutto vi aspetto su Instagram e su Facebook. Trovate i link qui giù in info box. Basta parlare, andiamo a preparare il nostro coniglietto portaovette fatto con un barattolino. Allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare i nostri coniglietti portaovette. Questa volta, per fare questi piccoli pensierini di Pasqua che possono essere anche dei bellissimi segnaposto, ci occorrerà un vasetto portaspezie come questo. È un vasetto che il mio è IKEA, lo vendono in set da 4 a pochi euro, 2 euro mi pare qualcosa, 4, ma potete trovarlo agevolmente in qualunque negozio di casalinghi. Pulitelo benissimo con dell'alcol, perché poi ricordatevi andranno dentro le ovette, quindi io pulisco sia il dentro che il fuori prima preventivamente con l'alcol. Una colla, non è necessario che sia un attaccatutto, ma io utilizzo l'attaccatutto, potete utilizzare la colla a caldo o anche la Vinavil. Un cartoncino non carta rosa e un cartoncino bianco panna, io un bianco un po' sporco. Un nastrino con dei colori pasquali, io ce l'ho azzurro a righe bianche, l'ho preso azzurro perché il mio va a denso, quindi l'ho fatto maschietto. Poi forbici o tagliabalza, un qualcosa che ci serva per fare la coda del coniglio, potrete usare un pompon tutto bianco, un pompon screziato di argento, anche un feltrino per le poltrone, insomma per le sedie, sapete i feltrini che si mettono sotto i piedi dei mobili, questi qua bianchi sono perfetti per simulare le codine dei conigli. E poi un cincinin proprio poco di scotch biadesivo spessorato che ci servirà per dare maggiore tridimensionalità al faccino del coniglio. Allora, io poi di facoltativo userò anche gli occhietti che si muovono. Questi potete averli come non averli, in caso non abbiate gli occhietti che si muovono vi metto il link dove vi ho insegnato a farli se volete farveli da voi, oppure potete anche disegnarli gli occhietti, non è un problema. E poi ci serve anche una matita e una penna o pennarello nero. Io uso o le Staedtler o mi vedrete usare dei pennarelli durante il video, non so ancora cosa prenderò. Iniziamo subito. Come prima cosa disegniamo subito la faccia del nostro coniglio. La faccia del nostro coniglio sarà apposta sul tappo del nostro vasetto, quindi sarà semplicissimo ricavarsi la grandezza semplicemente prendendo la circonferenza del tappo del vasetto e su di esso creiamo le orecchie del coniglio. Ritagliamo il tutto e voilà, e già abbiamo la sagomina del coniglio. Dopodiché facciamo una cosa con le orecchie, per avere anche una traccia della forma, facciamo le sagome anche in rosa. Ricaviamo semplicemente l'interno, quindi uno e due, e ritagliamo le parti interne. Ritagliamo anche un triangolino per simulare il nasino. Prendiamo di nuovo la carta bianca e disegniamo il musetto del coniglio. Ok, più o meno avrà questa forma che vado subito a ritagliare. A questo punto assembliamo il faccino del nostro coniglio. Innanzitutto posiziono il naso in modo che
io sappia come muovermi. Partendo dal naso faccio il bel sorrisino del mio coniglietto. Faccio tanti puntini ad indicare i baffi, che qui non metteremo per una questione di praticità, essendo questo un barattolo andrà sempre un po' manipolato. E poi due bei dentoni. Adesso prendiamo lo scotch spessorato biadesivo, che io odio perché mi impiastriccia sempre tutte le forbici. Il mio è un po' troppo sottile, quindi per dargli maggiore spessore lo piego in doppio. Ne attacco una parte sul retro e una parte invece la faccio aderire sul faccino del coniglio, così. Adesso con un micro puntino di colla attacchiamo il nasino, mettendolo un po' più su del musetto, cioè che fuoriesca un po' dalla linea del musetto. Ok, perfetto. È arrivato il momento degli occhietti che si muovono. Gli occhietti potete anche disegnarli, anche qui micro punto di colla. Questi dovrebbero essere quelli adesivi, ma noi togliamo la pellicola, esatto, e comunque mettiamo un punto di colla perché queste pellicole adesive non sono tanto affidabili. Quindi uno. Ok, che carino, che carino. E adesso il ciuffo, perché non c'è un coniglio senza ciuffo. Io a questo darò metà del mio pompon, quindi il mio pompon lo divido esattamente a metà con le forbici, la modello un pochino e gliela metto qui a mo' di ciuffetto. A me il coniglio piace col ciuffo sulla testa, non posso farci nulla, specie se è maschio. Se è femmina mettete un fiocchetto, ma se è maschio mettete un ciuffetto. Ah, che carino, coccorino. Adesso l'interno delle orecchie, una, attacchiamole con la colla. Adesso devo ricavarmi un nastrino che sia la stessa altezza, ok, del mio tappo, quindi io taglio sul bianco così. Ora mettiamo l'attaccatutto su tutto il bordino esterno del tappo. Senza eccedere, ma facendo attenzione che tutto il bordino abbia della colla in tutto il suo spessore. Attacchiamo. Il nastrino tutto attorno. Nel frattempo con il restante nastrino faccio un fiocchetto. Che vi consiglio di fare il rimanere indipendente dal tappo, e ora vi spiego il perché. Voilà, fiocchetto fatto. Come fare i fiocchetti vi ho fatto un video, ve lo metto qui dove ci sono le schede informative, quindi andatevelo a cercare, fate il fiocchetto che più vi aggrada. Ce ne sono 7 tipi, mi pare, 7 tipi e tutti facili. Adesso posizioniamo il barattolo e sulla parte inferiore, qui dietro, un poco prendo la marca del barattolo, posizioniamo il pompon e così abbiamo anche la codina. Ora chiudiamo il barattolo e a barattolo chiuso
appiccichiamo la faccia del coniglietto. Perché a barattolo chiuso? Perché se l'appiccicate a barattolo aperto è possibile che poi la faccia vi venga non centrata. Quindi barattolo chiuso, giro di colla sul tappo, non tantissima, e facciamo aderire la facciuzza del nostro coniglio. Adesso mettiamo il fiocco, che chiudo quindi indipendentemente dal tappo, lo leggo proprio al collo della boccetta. È pronto, aspetta solo di essere riempito di bontà. Ora lo vado a riempire con le nostre ovette, dopodiché faccio la foto e ve lo posto in foto. Potete utilizzarlo anche come segnaposto, fate cadere da qui dal centro un medaglione col nome del commensale, un medaglione di carta ovviamente, una goccina di carta col nome del commensale, e il gioco è fatto. Oppure potete scriverlo sull'orecchio il nome del commensale, un po' come vi pare, o anche sui laterali appiccicate semplicemente un cartoncino col nome. Sbizzarrite la vostra creatività e riempite le vostre tavole di coniglietti porta bontà. E allora vi lascio alle foto e noi ci rivediamo di là. Tutto in rima, come al solito. Ciao! Visto che è carino, è bastato pochissimo per rendere un banalissimo portaspezie un coniglietto delizioso. Utilissimo, potete farli trovare anche come segnaposto. Bene, basta parlare, andate a preparare la vostra Pasqua e vi auguro che sia un periodo felice, pieno di cioccolata e spensierato, e soprattutto mi auguro di rivedervi tutti qua per il prossimo video, naturalmente pasquale. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!